Digital Magics si fa incubatore di Jump In, nuova iniziativa di social shopping. Perché questa scelta e quali le potenzialità del mercato del social shopping in Italia? Lo chiediamo a Enrico Gasperini, presidente Digital Magics. Sì, è la 25esima nostra startup. È in un mercato ad altissima crescita, molto importante, che coniuga tutte le caratteristiche dei nuovi media sociali, del web 2.0 con quelle del commercio elettronico e aggiunge il tema del local, quindi degli esercizi locali. Si è creato e si sta creando nel mondo questo meccanismo nuovo, radicalmente innovativo per fare promozione degli esercenti locali, che appunto coniuga la possibilità di offrire degli sconti, delle promozioni, oppure di manifestare o di esibire la diversità e la varietà degli esercizi nei confronti delle comunità sociali e dei tipici meccanismi di acquisizione per gruppo, acquisizione segnalandole agli amici e così via. E in questo circuito si realizza una modalità win-win di promozione da parte degli esercenti e di soddisfazione da parte dei consumatori, che in questo modo possono usufruire di offerte molto scontate e provare in continuazione dei nuovi esercizi, dei nuovi servizi sul territorio che non avevano mai visto prima, sulla propria città. E quindi si crea questo meccanismo virtuoso. Abbiamo quindi deciso di investire in questo settore con la nostra startup Jump In, posizionando il progetto e con l'ambizione che questo progetto diventi e sia il progetto più grande in assoluto di matrice italiana. Per farlo abbiamo fatto una partnership strategico-commerciale con la più grossa rete di servizi di comunicazione digitale territoriale, che è quella di Matrix, di Telecom Italia, che è fatta di una rete di oltre 500 venditori, di questi 500 agenti, e con questa rete e in questo modo riteniamo di poter fare il servizio, di costruire il progetto più grande che c'è in Italia per gli esercenti italiani, puntando a realizzare oltre 16.000 deal, oltre 16.000 esercenti, coinvolgere merchant in un anno. Questa grande capacità di crescita è dimostrata da questi primi due mesi di beta test del progetto, nei quali sono stati coinvolti già oltre 3.000 esercenti. Ci può dare qualche dato sul mercato del social shopping anche a livello mondiale? È un mercato che cresce come mai avvenuto per nessun altro mercato nella storia di internet, e nasce nel 2009, esibisce subito tassi di crescita del 120%, la proiezione è che per i prossimi 5 anni mantenga tassi di crescita del 50% anno su anno. Nei soli Stati Uniti si prevedono 6 miliardi di fatturato per le società coinvolte nel 2015. Il secondo paese dopo gli Stati Uniti è la Francia, quindi qui a due passi. In Italia è arrivato in 12 mesi, ha coinvolto oltre 6 milioni di persone che si sono registrati in questi nuovi siti, e quindi sta crescendo anche enormemente. È difficile, perché non ci sono ricerche, a fare una proiezione economica in Italia e in Europa. Ma immaginiamo che possa costituire una parte importantissima, forse fino al 20-25% di tutti gli investimenti nella promozione digitale e il local business. Jump In è una delle molte start-up che vedono appunto attiva Digital Magics. Quanto vale il business delle start-up? Quanto avete investito? Noi nei primi 6 anni di attività dell'incubatore, fra mezzi propri, strumenti a leva, mezzi di terzi, abbiamo investito circa 15 milioni per realizzare 25 iniziative. Ci piace concentrarci sulla capacità di fare network per coinvolgere nel nostro processo di incubazione entità diverse, gruppi industriali, gruppi finanziari, venture capital, fondi, business angels. Sappiamo che è molto difficile fare questa attività in Italia. Non è un ambiente favorevole, manca l'ecosistema necessario, ma riteniamo che il nostro piccolo esempio costituisca anche una testimonianza di come con un grande sforzo, con grande volontà e umiltà si possano anche dall'Italia raggiungere, pur nella limitatezza di risorse, dei risultati importanti.